Allora, ciao e mantengo questa postazione per fare un video acquisti haul che ho fatto stamattina al mio solito giro al mercato. Sta venendo giù il mondo. E scusate, ho dovuto chiudermi dentro perché sta per veramente venire giù il mondo. Allora, primo acquisto che ho fatto, non l'ho mai visto nei negozi normali, l'ho visto in questo banco dove compro sempre cose per la casa, tra cui ha detersivi, padelle, insomma, cose utili per molti aspetti della vita casalinga, ed è lo spuma di champagne fresco. Infatti, io appena ho letto spugne di champagne lavatrice, ho detto il profumo è. Se rimane così anche sulla roba lavata tutta la vita, pagato 3 euro. Non so, ditemi se lo trovate in qualche supermercato, che così poi se mi trovo bene lo riprendo, grazie. Poi ho comprato, non so se interesserà a pochi di voi, però io lo dico, degli aghi per la macchina da cucire per la maglina, perché ci va un ago adatto. Tra l'altro vi devo ancora fare il video dei tessuti che ho ordinato da dove le ordino sempre da Napoli, da Maria Giusti, che è una ragazza che ha una pagina Facebook dove vende dei tessuti molto belli, a stock, non stock, però a prezzi veramente competitivi. Ve lo farò poi. Poi ho preso uno stampo fighissimo per il plum cake perché guardate che bello. E 33 per 11, abbastanza una misura standard, ma la cerniera laterale, perché vi devo dire che il pane non mi viene ancora leggero come dico io, viene buono, gustoso, però non viene leggero. Ma il plum cake, il pan bauletto, il pan brioche mi viene benissimo, quindi ho ridato quella che mi ha prestato mia mamma e me ne sono comprata una, visto che penso che farò, mi darò per un po' al pane bauletto, lo uso per la colazione, ma anche per i tramezzini, perché a pranzo quando torno dal lavoro spesso mangio un tramezzino con le verdure, magari grigliate, o tipo la carota grattugiata, un po' di proteina tipo formaggio, carne, perché come sapete sono sempre a dieta, non è una dieta rigida. È un insieme di accorgimenti che ho preso dalle mille diete che ho fatto nei miei 43 anni di vita. E anzi, se mi interessa, potrei fare un video su tutte le diete che ho fatto, su quello che consiglio, quello, anche se voi direte, ma com'è? Cioè, detto da una robusta alle diete, però fidatevi che io le ho fatte, sono stata anche non magra, ma normale e grazie anche tanto alle diete. Quindi, non so, la butto lì, ditemi se vi può interessare questa cosa. Poi ho comprato per me, non ho resistito a una cosa, non volevo comprare assolutamente niente, come sempre, però ho visto un banco che ha dei prezzacci. Allora, questo abito qua, già dall'anno scorso che io li vedo, questi color block, mi piacciono un sacco, ma talmente mi piacciono che non sapevo mai che colore prendere, perché c'è sempre, che ne so, c'è sui toni del rosa, sui toni dell'azzurro, oppure c'è marrone, bianco, e beige. C'è un sacco di colorazioni che mi sono sempre piaciute, però mi sono fermata in un banco dove l'aveva bianco e azzurro a guardare quello. Poi il padrone del banco mi ha fatto notare che c'era anche bianco e nero e sono ripassata a prenderlo perché mi è piaciuto un sacco. È di cotone ed è fatto semplicemente così, è bianco e nero. Se avete visto il video del Burda, avete anche tutti visto che io odio le gonne così a balze, ma le gonne, gli abiti già meno, soprattutto se è diritto sopra. E quindi ho comprato questo abito bianco e nero. Costo, l'ho pagato 8,90 euro. Ho preso questo. Poi ho preso una maglietta, perché in realtà magliette non ne ho ancora forse prese quest'anno, sono quelle che uso di più lavoro e faccio di più fuori. È una maglietta semplicissima di viscosa, anzi no, aspettate che guardo la composizione perché mi sembra viscosa, ma non sono sicura. Infatti, viscosa 95,5 di Lastan. Allora, la viscosa, come vi ho detto,
È un tessuto che mi piace molto in estate, dopo il cotone, dopo il lino, mi piace la viscosa da indossare, mi sento assorbenza, mi sento comfort, quindi cerco di, se trovo qualcosa che mi piace di viscosa, lo compro. Questa non è niente di che, è una magliettina rosa, morbida, mi piaceva questo motivo qua, ecco, vedete c'è una scollatura V, non ho niente con la scollatura V e poi c'è questo piccolo motivo qua che fa un cannoncino. È un rosa antico e la posso mettere su, siccome ho io per il lavoro diversi pantaloncini, ma ne ho, li ho praticamente a fantasia, ho voluto prendere proprio una cosa tinta unita per mettere sui pantaloncini che ho. Mi sa che è grandina oggi. Ultima cosa, qua è stato proprio un vezzo, però l'ho visto, mi sono innamorata. Tra l'altro se non mi va, devo ancora provarlo. Se non mi va me lo cambio, ma è taglia 50. Ho visto che il seno mi va bene, per cui il mio problema più grosso è il seno, dopo la pancia e il seno. E vi faccio vedere, è un costume, pagato 10 euro. È un po' il materiale dell'anno, ma in realtà sono anni che c'è il Lurex, no? Nel beachwear. Ed è fatto così. Allora, è color dorato. Adesso qui lo vedete argento, ma vi posso garantire che è doratino. Sono un po' imbottite le coppe, vedete? Guardate che bello, è molto fine, trovo queste coppe così. La spalla normale e dietro si allaccia col fiocchetto, semplicemente. Io non so ancora se andremo al mare, in realtà abbiamo prenotato dove andiamo sempre, ma non so se alla fine ci andremo perché se io devo lavorare, devo lavorare. E quindi Luca no, ha sempre lavorato, quindi giustamente farà le ferie. Mi ha anche detto che male che vada al mare da solo e fa bene. E questo è quindi il bikini e la mutandina. Guardate, boh, non so se mi oserò, come mi sta, non mi sta, però non lo so. Allora è fatta così. È mutandona e di lato tutte queste laccetti qua, ecco qua, vedete? Quindi devo vedere quanto effetto salame mi fa. Se è una cosa non vomitevole lo tengo, se invece faccio pietà, ho già deciso che lo cambio. Quel banco lì vende comunque anche intimo da uomo e quindi non c'è problema per il cambio, mi ha già detto. Quindi vedrò, insomma, vi farò sapere. Magari se riesco poi un giorno vi faccio vedere indossate queste cose se mi stanno, perché l'altra volta quella maglia marroncina che ho comprato con le paillette qua, mica mi sta strettissima. La regalerò a mia nipote, infatti. E basta. Poi mi sono fatta tentare anche di un paio di orecchini in acciaio, sempre nel banco dove vado spesso. Tincheria, ci sono anche su Facebook e sono semplicemente così d'acciaio con un cuoricino bianco smaltato. Anzi, adesso sapete cosa faccio? Li metto in diretta. Se vi sbagliate si smontano tutti completamente, tra l'altro. Però mi piace avere sempre qualcosa di bianco in estate da. Dove ce l'ho l'altro buco? Aiuto. Che difficoltà. Eccoli qua, li ho messi, li ho indossati, sono semplicissimi, sempre il modello come ho gli altri. E basta, sono carinissimi però. Ok, tutto qui. Basta, questi sono gli acquisti del giorno, del sabato mattina. Adesso io farò un mini riposino perché tanto sta piovendo.
sono infatti le 3:15 e dopo usciremo, andremo al centro commerciale, ma più che tutto andremo a vedere il computer e magari anche una camera per fare video, eccetera. Perché col telefono mi sto rendendo conto che sto tribulando, ma per un altro motivo che non vi posso dire, farebbe troppo ridere, ma magari poi ve lo dico. E basta, io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Ciao ragazze, ciao ragazzi, un bacione. Ciao!